Ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Oggi vi mostreremo cosa fare a Budapest in una sola giornata, anzi in 12 ore. Il mese scorso abbiamo prenotato un volo Wizz Air con partenza alle ore 6 da Napoli per Budapest. Alle 4 di mattina c'eravamo in effetti solo noi in strada, ma comunque una volta arrivati all'aeroporto abbiamo lasciato l'auto al parcheggio multipiano proprio accanto agli arrivi. Lo abbiamo prenotato da casa online e abbiamo pagato circa 20 euro. Per strada non c'era nessuno, ma arrivati all'aeroporto c'era fila ovunque, anche per prendere un semplice caffè. Il volo è partito comunque in perfetto orario, non abbiamo avuto alcun tipo di problema, tranne qualche piccolissima turbolenza, ma niente di straordinario. Trovo comunque che partire da Napoli, ma anche atterrare a Napoli, sia l'esperienza più bella in assoluto, perché il panorama che si vede dall'alto non si vede da nessuna parte. Una volta arrivati in aeroporto abbiamo cambiato i nostri soldi, perché lì c'è il fiorino ungherese, e poi abbiamo fatto i biglietti per i pullman. Per raggiungere il centro dall'aeroporto c'è il bus 100E che costa 2200 fiorini e praticamente equivale a 5 euro. Potete fare il ticket anche sul pullman. Raggiunto il centro abbiamo poi preso la metro per raggiungere direttamente la fermata del Parlamento. E che dire, ci siamo trovati davanti questa meraviglia. Tra l'altro, essendo molto presto perché erano circa le 8:30 di mattina, non c'era nemmeno tanta gente e ci siamo goduti una bellissima passeggiata. Infatti, proseguendo il cammino, girando poi intorno al Parlamento, si raggiunge il lungo fiume. In particolare, questa domenica 26 maggio stavano facendo, penso, una gara di scultura su marmo. Quindi c'erano vari paesi europei che si sfidavano a scolpire delle figure con questi blocchi di pietra. Passeggiando lungo tutto il Danubio, poi si raggiunge anche questa opera artistica che consiste nell'installazione di alcune scarpe che sono di metallo che ricordano l'Olocausto. Si procede ancora dritti e si raggiunge il famoso Ponte delle Catene, che è sicuramente il ponte più antico e più conosciuto di Budapest, che collega appunto Pest a Buda. Pest la città nuova, Buda la città vecchia. Superato il ponte c'è questa piazza, Clark Adam, dove è possibile prendere sia la funicolare per salire al castello di Budapest, al costo di 4.000 fiorini andata e ritorno, oppure è possibile usufruire dei bus di città, cosa che abbiamo fatto noi. Abbiamo infatti preso il numero 216 che ci ha portato fino a sopra al bastione dei pescatori, col prezzo del biglietto di solo 1,20 euro. Appena arrivati su, prima tappa è stata questa. Il dolce tipico di Budapest non poteva mancare. E poi, sempre passeggiando, abbiamo raggiunto il famosissimo e bellissimo bastione dei pescatori. Nonostante fosse abbastanza presto, c'era già tantissima gente e tantissimi turisti. Per fortuna però non batteva il sole perché c'erano un po' di nuvole e quindi si poteva passeggiare in modo molto piacevole. Da questo punto il panorama è davvero bellissimo e si può ammirare il Parlamento dall'alto. Tornando indietro e passeggiando a scendere, si può raggiungere invece poi il castello di Budapest. Anche questo è davvero molto bello e sempre da qui si può ammirare un altro punto panoramico. Ci sono comunque numerosi monumenti e c'è davvero un bel giardino da visitare. Inoltre, quando noi siamo arrivati, stavano facendo un particolare spettacolo storico e stavano rappresentando uno scontro di guerra tra due fazioni, ma non sappiamo esattamente di cosa si trattasse. Dal castello abbiamo comunque poi continuato la nostra discesa e il nostro cammino attraversando di nuovo il Ponte delle Catene fino a raggiungere la Basilica di Santo Stefano. Anche questa era davvero bellissima. Rimanendo in quella zona si raggiunge poi quest'altro monumento dedicato sempre all'Olocausto. È infatti particolarmente coinvolgente ammirare questa opera artistica perché appunto è dedicata alla deportazione degli ebrei. Fa un certo effetto. Comunque, da lì in pochi passi abbiamo poi raggiunto il ristorante che avevamo prenotato, che è anche uno dei più famosi di Budapest, che è l'Ungaricum Bistro.
Se avete intenzione di andarci, ragazzi, dovete prenotare con largo anticipo stesso dal loro sito. Il menu viene dato anche in lingua italiana e inoltre accompagnato da un tablet dove potete vedere le foto dei piatti per capire quello che andate ad ordinare. Vi portano anche un antipastino tipico come omaggio e noi abbiamo poi preso la classica zuppa di goulash ma anche il goulash a spezzatino per provare la differenza. Infine abbiamo anche azzardato con un caffè che devo dire non era male. Nel pomeriggio post pranzo abbiamo continuato a camminare, abbiamo macinato chilometri e chilometri e abbiamo appunto raggiunto questo parchetto dove c'era un mercatino che era davvero ricco di cose, di prodotti sia artigianali, prodotti usati, eccetera, eccetera. Da lì siamo giunti poi alla via dello shopping, alla Fashion Street di Budapest, dove però non ci siamo addentrati perché noi stavamo cercando di raggiungere il posto più caratteristico e più particolare della città, che sono i pub in rovina. Questo edificio così particolare, quasi decadente, ma è un decadente curato. Una volta che ci andrete capirete che è davvero qualcosa di pazzesco. Dà la sensazione di qualcosa di distrutto, di rovinato, che però è stato talmente valorizzato e recuperato che è quasi magico. Sembra tutto sporco ma in realtà è tutto pulito, cioè è una condizione davvero particolare. Appena entrati ci sono dei piccoli mercatini, diciamo, delle bancarelle e poi addentrandosi ci sono vari chioschetti dove è possibile prendere da bere e tutte queste postazioni in queste stanze così abbandonate o così trascurate dove è possibile sedersi e sorseggiare dei drink. Ci sono inoltre varie installazioni artistiche, ci sono quadri, luci, è davvero molto molto particolare. Diciamo che abbiamo trascorso un bel po' del nostro tempo in tutte queste stanze, perché era davvero molto bello osservare e guardare tutto nei minimi particolari. È sicuramente un posto estremamente vissuto e nella sua particolarità dovete sicuramente andarlo a vedere. Usciti di qui comunque abbiamo proseguito la nostra passeggiata nel centro e fino a poi ad andare a prendere il pullman sempre il 100E che ci ha riportato in aeroporto. Alle 7.30 infatti avevamo il volo di ritorno con Ryanair e con queste facce distrutte rispetto a quelle della mattina ci siamo rimbarcati. Qui anche lo scambio di saluti con il pilota di Wizz Air e poi dopo 1:20 di volo siamo riatterrati in quel di Napoli. Che dire, Budapest in un giorno si può fare.